è arrivato il momento di ricominciare dopo un'apertura dal sapore diverso per queste due squadre. I Team Polpetto, promossi in Serie A oggi al debutto, avranno tanta voglia di rivalsa, di far sentire che anche nella massima serie potranno dire la loro. Dall'altra parte invece i Warriors, dopo una stagione sottotono, vogliono riscattare, vogliono tornare nei posti che gli competono. Progetto Interschool presenta la prima giornata della clausura 2015-2016. In campo Team Polpetto Warriors. Da Filippo Di Lorenzo l'augurio di un buon campionato a tutti. Preparatevi a vivere emozioni uniche. Il primo pallone del match verrà giocato dai campioni in carica della Serie B Pro, la squadra che si è classificata al terzo posto nel Final Day dell'apertura. Subito è pericoloso Asaro, ma il suo tiro viene murato dalla difesa dei Warriors e quindi il calcio d'angolo dei Team Polpetto che si spostano in avanti. Con Asaro tenta il tiro, Asaro, ma c'è Barbaro. Abate il tocco corto sempre per Asaro e ricomincia lo Iacono che cerca l'imbucata, ma può partire il contropiede dei Warriors con Misuraca. Misuraca la da Barbaro. Barbaro! Il tiro di Barbaro che termina sul fondo, ma pericolosissimi i Warriors. Leone, gira Leone, ancora per Canzonieri. Si porta verso il centro, la da Barbaro. Barbaro sulla sinistra, punta il portiere e la rete di Barbaro. Subito il capitano a mettere la firma nel primo match dei Warriors. Il primo gol lo segna Barbaro. Abate, ancora lui, la gioca dietro per lo Iacono. Lo Iacono, il tiro del centrocampo che non trova lo specchio, non può impensierire Aiello da quella posizione. Patti tenta l'imbucata, Patti, ma intercetta il pallone ancora Barbaro. Va Barbaro, punta Vullo, Barbaro lo supera e Barbaro! La doppietta di Barbaro! È il risultato sul 2-0 dei Warriors, micidiali nelle ripartenze. Canzoneri allarga sulla sinistra dove c'è Leone. Leone rientra, il tiro di Leone trema la traversa. Canzoneri la gioca dietro per Giunta. Lo scambio tutto di prima dei Warriors. Adesso Leone si ferma col pallone. Il tocco di ritorno è proprio per lui. Leone sulla sinistra prova a rientrare. Leone ancora ubriaca la difesa di Team Polpetto. La da Gentile il tiro. Di Maggio porta palla, la da Trapani che lascia passare il pallone. Trapani ci prova e poi in due volte dice no Aiello. E lo Iacono non trova lo specchio della porta, ma Aiello due volte decisivo. Canzoneri recupera il pallone per un attimo e possono ripartire di Polpetto con Di Maggio che allarga per Trapani e la parata coi piedi di Aiello. Deve ribattere il fallo laterale. Quindi Abate ancora per Trapani, il tiro di Trapani che sfiora il palo. Sarà fallo laterale ancora una volta per i Warriors. Leone! Tiro sul fondo che sfiora il palo, ma c'è una deviazione. Sarà calcio d'angolo. Canzoneri la dà Leone. Leone prova ad evitare il pressing di Trapani, non ci riesce Trapani! Il tiro è alto sopra la traversa, ma c'è una deviazione. Sarà calcio d'angolo. Team Polpetto pericolosi e poi Patti non riesce a dar forza e precisione a quello che forse non voleva essere un tiro. Deo aspetta il movimento dei suoi, tenta il lancio a cercare Barbaro, arriva in qualche modo il pallone a Barbaro che mette a segno la tripletta. Barbaro 3-0 per i Warriors. Sarà fallo laterale per i Team Polpetto, la battuta è corta di Trapani per Patti, ancora Trapani, si gira Trapani e la parata ancora una volta di Aiello. Sistema la barriera Ignazio Vullo, sarà un calcio di punizione da posizione pericolosissima, la rincorsa è di Leone, il tiro di Leone e la rete del 4-0. Warriors dilaganti in questo primo tempo del primo incontro di Serie A. Tiro libero, alla battuta andrà Canzoneri contro Vullo, la parata di Vullo dice no al 5-0 dei Warriors. Un altro appuntamento dal dischetto dei tiri liberi, questa volta andrà Barbaro al punto di battuta.
Si attende soltanto il fischio del signor Vicari. La rincorsa di Barbaro, il tiro di Barbaro, la parata di Bull e poi la traversa. Ancora una volta sprecano un tiro libero i Warriors. Lo Iacono riconquista il pallone, dello Iacono, il tiro che non trova la porta sopra la traversa. Una partita sul risultato di 4-0 per i Warriors quando ricomincerà il secondo tempo. Ripartenze micidiali quelle dei Warriors e poi il calcio di punizione di Leone a chiudere il risultato appunto sull'attuale 4-0. Secondo tempo che è pronto per ricominciare, il possesso palla sarà proprio per la squadra che sta conducendo il match. Team Polpetto, un po' di confusione, un po' di nervosismo per non dare il 100% in questa partita. Non dire che ne dobbiamo prendere la. Ricomincia la partita. Giunta, allontana il pallone lungo a cercare Barbaro. Ancora Barbaro. Evita per un attimo Patti, che riconquista però il pallone. Patti se la porta avanti con la suola. La dà sulla destra dove c'è Asaro. Asaro, il tiro murato da Leone. Calcio d'angolo per il Team Polpetto. Patti! Il gol del capitano! Accorcia le distanze! Valerio Patti! Patti la dà allo Iacono, prova ad impostare l'azione, lo Iacono tentando l'imbucata per Asaro, ma riconquista il pallone giunta, poi la sponda di Barbaro a cercare Leone. Canzoneri adesso in possesso di palla, lo riconquista Abate, quindi contropiede di tipo il petto per Abate. Abate! Per poco non trova lo specchio della porta, pericolosissimo, falso Abate. Comincia l'azione dei Warriors con Canzoneri che perde palla. Asaro il tiro e la risposta coi pugni di Aiello. Dice di no. E Asaro sulla ribattuta non trova lo specchio della porta, ma trova una deviazione e quindi fallo laterale. Patti prova a portarsi davanti, c'è Abate, lascia il pallone ad Abate. Ancora Patti, il tiro di Patti. Non trova lo specchio. Pericolosissimi Team Polpetto su una dormita difensiva dei Warriors. Alla battuta del calcio di punizione in due per un errore del portiere Bullo che si era lasciato scappare il pallone, poi l'ha riconquistato Leone e Canzoneri. Leone tocca per Canzoneri, il tiro e la parata di Bullo dice no al gol di Canzoneri. Prova il pressing Patti a recuperare il pallone, ma Canzoneri fa buona guardia su di esso e lancia lungo per Barbaro, ma riconquista il pallone quelli di Team Polpetto, ma solo per un attimo Canzoneri fa la rete. Canzoneri l'ha messa dentro di prepotenza, il gol di Canzoneri. Lo Iacono, il tocco a cercare Di Maggio, si allunga troppo il pallone ma riesce a tenerlo comunque in campo. La gioca ancora dietro per lo Iacono. Di Maggio adesso tenta il tiro, Di Maggio. Gentile, la sponda per Leone, Leone, la parata di Bullo coi piedi e in due tempi fa su il pallone, lo lascia lì per Di Maggio. Il gioco di gambe di Di Maggio a cercare adesso Trapani, il pallone è buono per Abate, Abate, tiro di Abate, parata, risposta puntualissima di Aiello. Calcio d'angolo battuto velocemente, Asaro ancora una volta Aiello a dire di no. Pallone laterale per il Team Polpetto, Abate, tenta il tiro, Abate, il pallone si stampa sul palo, ma il pallone è ancora buono per Trapani, la mette in mezzo. Di Maggio spreca un'occasione potenzialmente pericolosissima, ma il risultato resta sul 5-1 per i Warriors. Abate, ancora lui, gioco di gambe di Abate, si porta in posizione centrale, aspetta il movimento dei suoi compagni, tenta il tiro, di poco alto Abate, pericoloso, come sempre al limite dell'area di rigore. Trapani va a prendersi il pallone nella fase arretrata della sua squadra. Lo Iacono lotta sul pallone contro il Gentile, lo riconquista lo Iacono, arriva il raddoppio di Canzoneri, Canzoneri porta palla a Canzoneri, la dà Gentile, Gentile evita Di Maggio, il tiro e la rete di Gentile, splendido gol di Gentile ed è il 6-2 dei Warriors. Di Maggio riesce a conquistare il pallone adesso. Il tocco dentro per Trapani che in qualche modo ha sbagliato lo stop. Barbaro adesso recupera il pallone, può partire Barbaro, viene fermato da Patti ma c'è Canzoneri. Il pallone è ancora buono per i Warriors che lo perdono. Team Polpetto possono partire in contropiede con Asaro. Asaro salta l'uovo e la parata di Aiello, miracolosa. Di Maggio, ancora per Patti, Patti sulla destra, restituisce ad Asaro. Asaro punta l'uomo, Asaro cerca il tocco per Trapani ma riconquista la difesa dei Warriors che possono ripartire adesso con Giunta. Il tocco è fuori misura per tutti e Canzoneri
con la spalla, mette in fallo laterale. Questa spalla è... Patti, il tocco per Trapani, Trapani, semi nel panico Trapani, il tiro che non trova la porta. Andrà Canzoneri al punto di battuta del calcio d'angolo. Il pallone in mezzo per Leone. Era buono il tiro di Leone, ma è stato deviato dai giocatori del team Polpetto. E quindi sarà ancora calcio d'angolo con Barbaro che la mette in mezzo ancora a Canzoneri. Pallone controllato da Trapani. Giunta. Dietro per Aiello. Il tocco è per Leone. Adesso Canzoneri. Si gira Canzoneri. Supera Patti Canzoneri. Può lasciare il pallone a Leone ma preferisce far tutto da solo. E quindi fallo laterale. Ancora per i Warriors. Leone, il tocco corto per Canzoneri, un'altra rimessa laterale per la formazione di Barbaro. Il tocco in mezzo è proprio Barbaro! Arriva sul cross di Canzoneri e Tabin Vincente cala il poker Barbaro. Bull la dà Di Maggio. Di Maggio porta lui la palla, la dà Trapani, Trapani prova a girarsi, Trapani, il tiro che non trova la porta. Leone, la dà Canzoneri, Canzoneri restituisce il pallone a Leone per Barbaro, Barbaro la mette in mezzo per Canzoneri e la parata di Vullo, quasi disinteressato. Il pallone dietro recuperato da Asaro, ancora Barbaro, non trova lo specchio della porta, finisce qui la partita, vittoria degli Warriors strarifanti e micidiali nelle ripartenze. Decide sicuramente il migliore in campo, il capitano dei Warriors, Barbaro, autore di 4 gol per il progetto Interschool. È la prima giornata di Serie A, è tutto, Warriors vincitori sui Team Polpetto. Thank you.
Thank you.
fare. Thank you.